bel palazzo, sembra costruito da me. E il mio bagaglio dov'è? Sarebbe questo. Ah. Cosa c'è per gente? Cosa ci hai messo dentro? È il suo. Senta, io vado a pagare una multa al tabaccaio qua all'angolo. Qua ci sono le chiavi di casa. Terzo piano. Ok. Ci 5 minuti. Benissimo. 5 minuti. Quinto piano, 3 minuti. Buongiorno carissimo! È suo questo? Se la sta già facendo! Ma ferma, povera comunista! Paolo, ma che cazzo è questo? Federica, guarda, scusami. Ma tranquillo Paolo, c'è stato solo un qui pro quo, un complotto, un intrigo. Ti volevo presentare la bella Federica. Lo so chi è. Io vorrei mettermi in libertà. Il mio bagaglio dov'è? All'ingresso. Paolo. Che ti devo fare? Mi dispiace. Ma questo è il trolley di Gigi il portiere! Capisci, capisci qual è il punto. No, scusa Paolo, mi vuoi spiegare? E che ti spiego? Hai presente la vedova Grisa Pulli? È caduta. Non era il femore. Che c'entra il femore se ti hanno messo il collarino? Infatti, non era il femore, non era l'osteoporosi, non è stato neanche Gigi il portiere come all'inizio sospettavano gli altri. Paolo, ma che sei stato tu? Non è che sono stato io, è che praticamente all'inizio stavo al lavoro e tinda tinda fon 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 e Vincenzo Salim e stava qua sul pianerottolo e praticamente ho fatto così, l'ho preso. Ma Paolo, ma che ti metti a pensare le vedo? Ma non è che c'entra lui, ma che mi rappresenta? Non è che gli ho menato, è che praticamente, vabbè, comunque lui è la mia condanna. Si chiamano servizi sociali e deve stare qua un mese. No, il problema tra l'altro è che ci potrei dire pure peggio, perché da quello che ho capito... Ma peggio di così, è perché no. L'avvocato ha detto che comunque ci è andata bene, ora non ho capito bene il motivo, però ci ha detto vabbè, così. Vabbè, che devo fare? Questo è. Allora, stasera che ci fa? Stasera ci sarebbe Napoli-Roma, io direi... Ma non stasera c'è la cena! Una cena elegante, che bello! È per me! C'era mica nel trolley di Gigi il portiere la mia busta di plastica, ciao, ma dov'è?
Ciao. 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 Ragazzi, ciao. Lui è... Purtroppo sappiamo chi è. Grazie. Ciao. Bella maglietta, anche io preferisco quella del centro-destra. Come sta male. Comunque è un miracolo che siamo riusciti ad organizzare questa sera. Sono tutti a vedere la partita, o quella crashata lì sul 5, come si chiama? Ragazzi, perché esiste ancora il 5? Ma chi lo guarda? E come no, tutti quei programmi con quelle zoccole raccomandate. Beh, piano con le parole, raccomandate. Vabbè, ma poi non è nemmeno colpa delle ragazze, ma di quei vecchi porconi arrapati che ce le mettono lì. Ma poi leggevo che neanche se le fanno. Utilizzano le pompette, una roba che... È una roba. Dai. Ma perché vogliamo parlare della mafia? Cioè, dallo stallone allo stagliere un attimo. Touché. Non si fanno battute sulla mafia. Che mi aiuta col gelato? Beh, lui sicuramente no, è legittimo impedimento. Allora, visto che c'è un'atmosfera goliardica e che siete tutti molto spiritosi. La sapete quella dei nazisti che tornano da Hitler? Perché ho detto qualcosa che non va? Non lo sapevi dello stagliere? Può mai essere lo stagliere il problema? No, il problema è che io qui c'ho soltanto stracciatella e bastoncini di pesce. Non lo devi portare tu il dolce? Ma il dolce, dici? Il problema è che c'è chi viene qui col trolley di Gigi il portiere, chi in 6 anni non ha mai potuto portare lo spazzolino. A parte che il trolley non è di Gigi il portiere, poi ma chi ti ha mai detto di non portare lo spazzolino? Tu? Io non ti ho mai detto una cosa del genere. No, me l'hai detto, me l'hai fatto capire più volte, come col quadro. Il quadro? Il quadro, quello che ho fatto io. Ovunque lo potevi mettere, hai lasciato sul mobile a fare la polvere. No, te l'ho detto più volte, la Grisafulli non vuole che si appiccichino cose in giro per casa. Che dobbiamo fare? E le chiavi? Che senso ha avere le chiavi di una casa se non puoi usarle? La domestica si è fatto. C'è per caso che adesso il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette su cui tu ti addormenterai. Tutti insieme! E come è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello. Che problemi non ha, trovi un ancora ripetendo, che problemi non ha. Evviva! Mandrino, tromba, grazie la serata per te. È stato un piacere. Ciao. Vedi, ciao. Silvio simpaticissimo, sì. Del mandrillo, ciao. Che io ho visto sulle navi da crociera quando di giorno suonavo e di notte cantavo. Ci siamo divertiti troppo stasera e non lo sapevo, ma canta benissimo. Non ce la lasciamo dire, grazie cara. Presidente, grazie. Carissimo, grazie. E forza? E forza Mila. Forza Mila. Bravissimo, bravissimo. Presidente, scusi. Ciao. Cosa? È vero che si rifà la ruota è servita? Ma certo, cara. Grazie. Prego, prego. Presenterò. Ciao. Presenterò. Arrivederla. Ciao ragazzi. I sogni fuggono dai tuoi occhi come le rondini a primavera dal loro nido. Buonanotte Silvio. Ah, e adesso che ci fa? Adesso andiamo a letto. Ottimo, con chi? Ah, quindi questa sarebbe l'alcova di Afrodite. Eh? Il tempio di Venere.
l'antro di Eros, i galoppatori, insomma. Ma cos'è sta cagata? Il quadro di Federica. Ah, è bravissima, complimenti, c'è del talento. Senti, io domani lavorerei. Bravissimo. Le lascio la tessera del supermercato, almeno fa un po' di spesa così. Ma certamente, vado alla standa, è mia la standa. C'è ancora una standa? Comunque la sveglia la metto presto, spero non sia un problema. Ma figurati, io sono il più grande imprenditore italiano. Non ho mai dormito più di 4 ore a notte e mai da solo. Buonanotte, Paolo.